Rosario Micichè, dai, che cosa ti aspetti da questa spedizione in terra corsa? Da questa spedizione in terra corsa io mi aspetto sicuramente di vivere delle giornate in compagnia con tutti voi, ma quello che è il mio sogno soprattutto, che voglio realizzare e in Corsica spero di riuscire a realizzarlo, è di prendere un'ombrina di almeno 10 kg. Oppure se ci scappa il denticcione, cioè pesci fuori dalla portata comune in Sicilia. Quindi il mio sogno è un'ombrina da 10 kg e un dentice di almeno 3 kg. Questo è quello che mi aspetto dalla Corsica. Ho fatto una grande corsa. A Micci è partito il cannone, dentice, dentice. Te l'hai preso? Stai attento. Ma non abbiamo un raffio, non abbiamo niente. Ragazzi, guardate, innanzitutto vi dico una cosa. Dai, non fare uscire, ma vai. Vai col cannolicchio. Guardate il cannolicchio, avevo agganciato un pesciolino. Lo stavo recuperando, qualcosa da dietro è arrivato e mi ha portato via la canna dalle mani. Il dentice, dai. Il denticcione, ti abbiamo stato attento, sarà qua, dove mi ha buttato il pesce. Vai, vai! Il pesce mi ha buttato da qua sopra giù, me l'ha tolta dalle mani. Vai, vai. Sì. Oh, attenzione, cavolo, ci vuole uno con gli stivali. Ah, facciamo un raffio, a posto. Abbiamo il raffio, dai. Abbiamo il raffio, dai. È un dentice grosso, dai, forza. A seconda lo però, no? Mamma mia, casi ma non mondo. Mamma mia! Mamma mia! Guardate lo serpito come si comporta! Esatto, ragazzi, questa è una nuovissima canna! Vai, una nuovissima canna, dai! Vai, calcio il culo, che saluta! Fabrizio, fai fare un altro! No, no, c'è lui, dai! C'ha gli stivali! Però stai attento, non è che ti metti nell'acqua! No, no, qua lo deve graffiare! Carizzo, tu aspetta l'onda, Michigan, va bene? Aspetta l'onda, dai! Lo so! Dai, che cazzotta, ma è morto pesce comunque, è sfiancato! Se no è da parte, dall'altra parte, dall'altra canna. Niente, ci fa niente. Dai, via, tanto ormai è passato sotto. Dai che ormai è passato sotto. Piano. Piano, aspetta l'onda, eh. Ma tanto è in fondo, sarà sempre a galla, ma il pesce è sotto. Sì, il pesce è sotto, ma è qua. Vedi? Ma è qua, capito? Ecco l'onda, dai, dai. La frizione, regolala. Regola la frizione. La vedo, vai che è qua. Vai. Vai, raffia! Piano, aspettalo. Aspettalo, lascialo stare. Lascialo andare. Ora Marco e Paolo. Aspetta, l'onda bene. Dai, grande denticcione. Adesso, dai! Voglio andare un denticcione. Dai! Raffia, non l'ho filo! Raffia! Prendilo con le mani, prendilo! Con le mani! Fuori! Vai! Mamma mia, che ti ha fatto? Che c'è il suolo! Domani siamo andati qua. Ma che cazzo è questo raffi e merda? Bravo, guardate l'entusiasmo. Il mio nuovo gioiello. Una canna eccezionale. 5 minuti, ragazzi. Vai, euforia alle stelle. Sì, ragazzi, sarà un pesce di 4 kg e mezzo. Sta a posto, bene. Grazie ragazzi. Prendiamo l'altro, dai. Che ci è mangiato? Ma è andato sul cannolicchio, allora,
movimento. Allora, praticamente io avevo agganciato un pesciolino. No, il cannolicchio. No, fidati. Avevo agganciato un pesciolino. Lo stavo recuperando, arrivato lì mi ha tolto la canna delle mani e sono andato a finire la scopa.